Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Angel 3 Dark 3 Welcome in the Dark con il video acquisti di gennaio 2024. Finalmente ci sono riuscito a portarvi questo video. Partiamo subito con alcuni acquisti fatti su AliExpress non a tema gaming. Mi sono preso delle cover per telefono, una di Zoro molto molto bella con un drago per il mio Realme. Ho il 9 Pro Plus da 256 giga, se non sbaglio stava sui 400 euro, un telefonino niente male che mi sta dando belle soddisfazioni. Molto particolare quest'altra di Berserk, questa era quella originale che diciamo ho offuscata e fumé, usciva proprio così. E questo è il mio telefono, come potete vedere è cangiante, cambia i colori, è tutto brillantinato. Di sotto è un azzurro particolare, però diventa da celeste, come potete vedere, quando c'è il sole. Se prende il sole diventa tutto rosso, un rosso bordeaux, un rosso molto molto forte, molto particolare come telefono. Mi piace un botto come colore, come qualità anche delle fotocamere. Registra video, se non sbaglio, fino in 4K, quindi davvero top di gamma. 16 giga di RAM e 256 giga di ROM. Questo è così come viene con la cover di Berserk, che per me è stupenda, i tasti rossi con i bump, e qua possiamo mettere anche un laccetto che io ancora non ho messo e non metterò. Top, devo dire, ottime cover da AliExpress. Ora, togliendo queste cover, andiamo a posarle, che ne ho prese un bel po'. Quindi se si rovina una cover, c'ho quelle di scorta. Allora, un altro acquisto non a tema gaming. Io avevo il robot pulitore della Medion, marca tedesca. Come sapete, i prodotti tedeschi sono veramente ottimi. Questa marca è dal 1983, quindi piena fiducia. Però, che è successo? Questo robot da me si è rotto. È l'MD19510 il modello. Ora praticamente ho contattato l'assistenza e glielo andrò a spedire per vedere se riescono loro a ripararlo o mandarmi una sostituzione di un robot nuovo. E che faccio? Rimango col robot senza un mese, due mesi, aspettando la sostituzione, così la casa diventa un porcile, uno schifo tra polvere e quant'altro? No, mi sono andato subito a procurare su Amazon un altro robot molto più intelligente di quello lì, molto più potente. Questo ha 3000 di potenza di aspirazione Pascal, 3000 Pascal, è il Proscenic 850T. Questo robot ha una particolarità: lava e aspira contemporaneamente. Lui aspira quello che c'è a terra, polvere, pelucchi, residui di cibo, molliche, tutto quello che c'è a terra. Se avete cani, se avete gatti, è top. In più lava, vi potete mettere dell'acqua e un po' di sapone, lava pavimenti, e contemporaneamente lui passa lo straccio a terra, un mop, e vi fa il pavimento tutto bello bagnato, pulito. In più è compatibile con Alexa e anche con Google Assistant. Ora adesso, come lo dico, oggi lei parte. Alexa, stop. Lei, come la chiamo, parte immediatamente. Qui ci sono un po' di caratteristiche. È davvero un bel robottino, un salto in avanti rispetto a quello che non aveva l'assistente vocale, ma io gliel'avevo messa tramite, diciamo, un'altra periferica, che praticamente è il, ora non mi viene il nome, è un hub così, che praticamente registra tutti gli infrarossi dei telecomandi. Avevo registrato di quello, riuscivo a farlo partire e spegnere, ripartire, andare in carica. Come detto, lava e aspira contemporaneamente, e questo qua è il Proscenic 850T. Mi sto trovando bene, poi sicuramente in futuro, fra un anno, due anni, passerò al modello successivo, o magari a uno LiDAR. Non sono passato al LiDAR perché ho le sedie e mobile, quindi andrebbe a sbattere dappertutto o non pulirebbe bene, quindi preferisco questi modelli che sono sottili, 7 mm. Sto vedendo se c'era qualche altra cosa da farvi vedere. Sì, eccola qui. Un'altra cosa a tema nerd, però non è un videogioco, e ho preso anch'io in edicola videogiochi leggendari.
Super Mario. Tutto iniziò con Mario. La prima uscita 2,99€ anziché 10,99€. Top. Non so se prenderò Zelda. Se trovo prendo pure Zelda. Ora in questi giorni mi faccio una passeggiata. Comunque top acquisto. Così. E i giochi li mettiamo qua per ora. Allora, detto ciò, possiamo partire col video acquisti ufficiale con tutti gli acquisti che ho fatto a gennaio 2024. Partiamo. Primo acquisto Amazon. Mi sono andato a prendere e scovare un gioco veramente particolare. Si chiama Die After Sunset, pagato sugli 8€. Questo qua c'è solo il codice, non c'è la cartuccia, e li sto trovando davvero utili. Punto 1, perché come collezionista ho la custodia, che è la cosa che mi interessa di più. Punto 1. Punto 2, praticamente non devo stare ogni sera a cambiare cartuccia, perché scaricandoli posso passare da un gioco all'altro immediatamente. Quindi per me questa soluzione, almeno su Switch, la trovo di una utilità assurda. Non dover stare lì, cercare una custodia, cercare la cartuccia, prendi questo, ce li ho tutti digital e via. Passo da un gioco all'altro velocemente, non esco pazzo, non devo andare a cercarmi le cartucce in giro per casa. Questa è anche l'italiano, ecco qua. Combatti Mark Thor, non so qua. Una forza aliena che ha invaso il pianeta, in questo spara tutto. Roguelike, per impedire che la storia umana venga riscritta. Affronta boss giganteschi mentre corri contro il tempo, raccogli oggetti e completi le missioni. Ho visto qualche gameplay, sembra divertente, un gioco proprio a tema, ci sta sulla Switch. C'è anche PS5, ma ho voluto prenderlo sulla Switch, costa meno e alla fine è portatile, è più divertente. Secondo me questo è uno dei giochi su Switch che tira di più, questo genere di giochi qua. Per chi piacciono i giochi in terza persona, spara tutto, poi costa veramente poco. Altro acquisto fatto sempre su Amazon, inviato con Corriere Strano GLS. Sempre avuto problemi con GLS, invece stavolta il corriere è passato, quindi top. Mi ha telefonato e ha consegnato. Il negozio si chiama Digital 24 Distribution. Comunque è un negozio di Catania e mi sono andato a prendere per 12,99€ questo gioco qui, che è Outcast Second Contract, che dovrebbe essere un remake fatto dell'Outcast che uscì nel 1990, tanti anni fa, quindi top, giocherò il remake. Non ho giocato il primo gioco originale, voglio provare con il remake. Dicono che è uno dei primi open world in assoluto, quindi questo qua dovrebbe essere uno dei primi open world. Tanta roba, sembra veramente un gioco figo, e non lo so, gli do una prova. Due mondi, un destino, completa libertà lasciata al giocatore, multiplayer.it, un pianeta vivo, battaglie epiche, un'avventura fantastica. Dovrebbe uscire il 2, se non sbaglio, comunque un altro gioco di questa serie qua, fra 2-3 mesi, quindi ho preso questo per vedere se mi piace, prenderò quello poi su PS5. Top, 12,99€, ottimo prezzo. Continuando, sempre su Amazon, saluto Antonio che me l'ha consigliato 3000 volte su Telegram. Ho preso A Hat in Time, un gioco della Humble Games e Gears of Breakfast. Dovrebbe essere un giochino indie, un platform action, molto carino. Ce l'ho ancora, vedete, sigillato, mi è arrivato 7,99€ questo. Ottimo prezzo per un platform. Le piattaforme in 3D sono tornate, tutto in italiano, contiene anche, include Seals, The Deal, esplora un nuovissimo capitolo più una nuova modalità di difficoltà, Death Wish, scopri nuovi outfit alla moda, nuove tinte e filtri per la fotocamera. Ah, sembra un gioco carino, non lo so, per un passatempo, per staccare dei AAA. Gli darò una bella provata e se mi piace magari lo platino pure. Questi invece due acquisti fatti su GameStop. Non mi è passato la cosa del codice a 5€, cioè il secondo gioco a 5€, perché il primo, l'altro che ora vedrete, non rientrava nella promo. E ho preso questo giochino qui, Effie, si chiama La Galant Edition da GameStop. Questo per loro è un gioco nuovo, ha tutti i bordi sparati, non è sigillato, guardate lo schifo,
di comprare da GameStop, così mandano i giochi. Per loro questo è un gioco nuovo. Adesso ve lo faccio vedere. E andiamo a vedere com'è. Sempre se esce, perché l'hanno inserito in una maniera che praticamente devi spaccare lo scatolo per farlo uscire. Ok, sta uscendo miracolosamente. Ah, ok, il gioco poi è sigillato all'interno con tanto di adesivi ed è proprio incollato. Guardate qua lo sporco. Cioè, ma perché far così? E poi il gioco è sigillato. Boh. Io onestamente mi sto schifando di comprare giochi su GameStop. Dici sì, costano poco, però ti danno la merda. Ma proprio la merda, li tengono... Non lo so come cazzo li tengono i giochi, ma veramente una merda. Poi che senso ha mettere gli adesivi, questi qua, su delle cartoline? Cioè, le vai a rovinare adesso. Mi sto vedendo se riesco a non tagliare la cartolina. Allora, praticamente ho il poster con questa merda di sopra. Ecco, sta andando via, per fortuna. Guardate che schifo. Che schifo. Cioè, c'è pure una graffetta. Rendiamoci conto, cioè uno si spacca le dita qua. Allora, perché mettere una graffetta? Non lo so, mettetemi pure i chiodi. Allora, dov'è sta minchia di graffetta? Boh, sarà caduto. Comunque, questo è il poster. Abbiamo un poster come contenuto aggiuntivo. Poi abbiamo il gioco pagato, come vedete qua, 14,97€. Abbiamo il poster, questo concept art book. Per fortuna non si è graffiato, miracolosamente sembra nuovo. Molto bello. Beh, spettacolare. Colori, dei disegni, lo scudo, il personaggio, come era stato pensato all'inizio. Poi gli hanno cambiato il colore di capelli, la barba. Molto bello. Molto bello, sembra mio nonno. In pratica può surfare sullo scudo. Dovrebbe essere un action platform molto carino per la Nintendo Switch. Niente di che, ma un gioco carino. A me questi giochi così particolari piacciono un botto. Un po' strani, ecco. Questi indie sconosciuti. Sono pane per i miei denti. 20 pagine. Bello. Sembra la cosa di SpongeBob. Quando c'è l'intermezzo. Beh, stupendo. Concept artbook molto figo, plastificato. L'adesivi qua sempre, bastardi GameStop. GameStop non è giovietato, certo, gliel'avete appicciato voi questa SIA, non è quella originale. Allora, il gioco è bollino viola, quindi multilingua. Presumo ci sia anche l'italiano. Adesso andrei ad aprirlo perché tanto lo voglio giocare. Non esce completamente. Oh. Che bello aprire giochi nuovi. Però almeno mi è arrivato nuovo. Diciamo, l'esterno della scatola poteva essere sigillato, ma GameStop sappiamo già com'è. E gli rincollo anche l'adesivo col prezzo, così un domani mi ricordo quanto l'ho pagato. Dentro non c'è assolutamente nulla, solo la cartuccia di gioco, che io ci vado ad appiccicare lo schifo di Amazon, del prezzo di Amazon, di GameStop. E la SIAE
del GameStop all'interno, così non la vedo sull'esterno. Top. Vediamo se questo ci entra. Per poco, per pochissimo non ci entra. Peccato. Che dire, 14,97€ per un bell'indie con l'artbook, posterino, top. Peccato solo per il packaging esterno, che è veramente ridotto male. Sembra che ha fatto la guerra. Ecco qui. Non dice niente dietro, dovrò guardare qualche unboxing, comunque è veramente ridotto male. Peccato il box di cartone così di merda. Il gioco che non mi ha passato la promozione, perché questo è incluso nella promozione dei 5€, quindi se lo volete lo potete includere insieme ad un altro gioco. Però io vi dico già, il gioco vi arriva nuovo, però è lo scatolo di fuori. No. Il gioco che ho preso, che non trovavo su Amazon, è questo qui, un bellissimo indie. Tunic, che dir si voglia. Cover oleografica, molto molto bella, è sigillato, nuovo, perfetto. Stupendo, raga. Tutto in italiano, anche il retro. Una piccola volpe in una grande avventura. Stupendo, raga. Bello, bello, bello. Per ora lo tengo sigillato, così poi lo aprirò in seguito, perché adesso non ho tempo di giocarlo o altri giochi. Questo, aspetta, non ho detto il prezzo. Questo ho pagato 34,98 o 99, comunque 35. Top. Siamo arrivati quasi alla fine di questo video acquisti. Altro acquisto bomba su Amazon. E mi sono andato a prendere questa bellissima collector, Clive and Wrench Collector Edition, presa a soli 25€, era in offerta e l'ho voluta prendere. Ho visto diverse persone che ne parlavano bene su Instagram di questo gioco, che è molto sottovalutato. È un bellissimo indie platform action alla tipo Crash, però è open world, quindi il mondo è grande. Più che open world io direi open map, non è open world, è open map, precisiamolo. Adesso andrei ad aprirla perché sono curioso di vedere con 25€ che cosa mi sono portato a casa. Allora, vediamo da dove si apre. Innanzitutto, se è di qua o di qua. Di qua. Facciamo un taglietto chirurgico qua di sopra. Così. Così. E basta, un semplice solo taglio qua. E andiamo a infilare il ditino e spingiamo verso fuori, vedete, così e così. Poi gli diamo una piegata in modo che la plastica qua prenda la forma e rimanga ben salda. Riapriamo le alette, occhio che queste qua sono fragili, in queste collector così di cartone è molto facile romperle. Abbiamo un divisore, lo andiamo a tirare e uscire tutto il contenuto. Olè, top. Spiegazione di come si aprono le collector. Poi questo si tira così a cassetto, andiamo a tirarlo. E qua tutti i contenuti. Allora, abbiamo le card. Adesso andiamo a vedere. Belle. Dovrebbe essere di un cartone animato degli anni 80, se non sbaglio, non mi sono informato. Molto carina ste card. Scarecrow, Ripper, Sam Dice, Barone, Faraon, Cleocatra, sarebbe Cleopatra, Impala Vlad, Vlad l'impalatore. Cioè hanno messo un Impala che praticamente sarebbe il Conte Dracula. Bellissima come associazione. Unitaur con l'occhio solo. Annie Oaktree, Arnis Mantis, molto figo. Poi Capitan Bluebird,
capitano Barba Blu. C'era Trople, Cybro the Dragon, fighissimo questo personaggio. Olga Chester Go Code. E poi Dottor Daucus. Figo anche questo. Beh, belle ste card. Niente da dire, top. Cioè alla fine per 25 euro sono cazzatelle, ma sono fighe. Alla fine è inutile prendere la standard che costa di più. Meglio prendere la collector. Quindi avevamo le carte dentro. Poi abbiamo, c'è solo questo dentro o anche il libricino? Sì, mi sa che è un artbook, comunque con una calamita per il frigo che io non sto ad aprire adesso, che voglio tenere la collezione sigillata. Si può aprire anche di qua. Vabbè, si vede qua, trasparente. Poi abbiamo, cosa bellissima, il CD con la colonna sonora, con tutte le tracce. Questo è un gioco fatto da una sola persona, molto molto particolare. Eccolo qua, il disco con la colonna sonora. Bello, bella avere queste cose nel 2024 e non tutto digital. Poi il manuale di istruzioni, che penso che fa anche da artbook. Sì, è tutto a colori, bello, pure le pagine. Stupendo, raga. Stupendo sto gioco. Non vedo l'ora di iniziarlo e di giocare. Perché c'è il pad della Nintendo Switch? Se ho preso la versione PS5. Boh. Mondi e boss. Minchia, è pieno di mondi, raga. Porco cane. Obiettivi, storia, personaggi. Molto figo. Beh, poi mi fa vedere le stesse cose. Bello. E poi abbiamo il gioco, versione PS5. Top, multilingua. Non so se all'italiano, non mi sono informato, ma per un gioco platform non è che mi serve tanto l'italiano per capire la storia. Sarà un collectible, quei giochi action adventure dove devi collezionare delle cose, andare avanti nei livelli, fare i boss e quant'altro. Va bene, questo era tutto il contenuto. Per 25 euro direi che ho fatto un buon affare. Ottima collector, davvero davvero bella. Rimbustato e sembra praticamente nuovo. Andiamo a chiudere, beccare così. Non sembra nemmeno aperta, completamente sigillata, top. Insieme a Tunic, io penso che ero un bel po' di tempo sui platform, e anche insieme a questo qui, tanta tanta roba. Ok ragazzuoli, ci siamo, ultimo acquisto, no, per importanza, di questo video acquisti, sempre fatto su Amazon, a un prezzo assurdo l'ho trovato. Vedete che cosa mi sono andato a recuperare? Sempre un gioco PS5 che aumenta la mia collezione, e mi sono andato a recuperare Fort Solis Limited Edition. Io già l'ho aperto, l'ho visto, è davvero un gioco figo figo figo. Se vi piacciono questi tipi di giochi qua. La cosa divertente è che ha l'italiano sulla custodia. Un thriller narrativo ambientato su Marte, con esplorazioni, scene da brivido e una trama profonda da scoprire. Include a Metallic Effect Postcard. Adesso lo andiamo a vedere. Come sempre il mio solito taglietto qui per mantenere il cellophane. Questo l'ho pagato solo 24 euro su Amazon. L'avevo messo in sconto, poi non l'ho più trovato venduto e spedito da Amazon sto gioco qua. È sparito, non lo so. Se adesso c'è, sta sulle 35-40 euro questa edizione qua, però mi sa che è stata tolta. Eccolo qua, con Troy Baker, l'attore che ha prestato il volto e la voce anche su The Last of Us, Julia Brown e Roger Clark. Fort Solis, come vedete, ha anche l'italiano sulla custodia, però poi come sottotitoli non c'è. Ci sono tutti i doppiaggi, l'audio in inglese e i sottotitoli in tutte le lingue tranne l'italiano. Peccato,
Potevano aggiungerlo con un aggiornamento. Eccola qua, questa è la special, come la chiamano loro, Metallic Effect Postcard Fort Solis. Stupendo. Bello, bello, bello. Onestamente per 24 euro credo di aver fatto un affare. A meno non l'ho trovato. Nuovo, venduto e spedito da Amazon. Molto, molto bello. Ecco qua, mantenendo sempre il cellophane e i loghetti PlayStation, la strips lungo il bordo. Top. Perfetto ragazzi, questo è tutto il mio video acquisti del mese di gennaio 2024 e ci vediamo a febbraio. Spero che il video acquisti vi sia piaciuto. C'è anche il libro di Super Mario, videogiochi leggendari. Perfetto ragazzi, questo video si conclude qua. Come detto, il video acquisti di gennaio finisce qui. Spero che il video acquisti vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo, un bel pollice in su per supportare il canale, un commentino, mi fate sapere quale di questi acquisti vi è piaciuto di più o vi ha colpito di più e se avete acquistato qualcosa anche voi. Vi ricordo la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che farò, sulle live e quant'altro, e vi riporto al prossimo video che sarà a febbraio con il video acquisti di febbraio. Spero di riuscire a portarne un altro, magari un po' più grosso di questo qui, e la sera con le solite live su Final Fantasy 7 Crisis Core. Questo è tutto e ci vediamo a un prossimo video. Bye bye bye.